detente che la, diciamo, detiene la, tra virgolette, la proprietà di questo sito. Il comune che si occupa della gestione e la parrocchia in parte anche per quanto riguarda tutta questa, la cripta, ma anche la parte medioevale della villa che abbiamo qui. Quindi volevo innanzitutto ringraziare la dottoressa e la Casule per essere qui, perché come dicevo prima, ecco, riaprire un luogo della cultura in un momento così difficile è sempre un qualcosa di importante, di positivo. Fino a pochi mesi fa eravamo chiusi e non sapevamo quale sarebbe stato il nostro futuro. Oggi quindi siamo qui alla presenza di tutti voi ad inaugurare, a riaprire questo luogo che è stato, ecco, un luogo dove abbiamo fatto tante iniziative e quindi questo sicuramente è un momento importante di rilancio, di speranza per Positano, per la Costiera, ma per il mondo intero. E volevo ringraziare la dottoressa per esserci stata sempre vicina in questi anni. Questa villa romana che abbiamo qui a Positano, i cui scavi sono iniziati già da diversi anni, solo nel 2018 siamo riusciti a museizzare e a rendere visitabile il sito. È un sito molto complesso, un sito che è difficile da gestire, ma soprattutto difficile da tutelare e salvaguardare.